non è questo il tema, abbiamo altri. Abbiamo altri, eh. Ho lasciato le mie mani. Ciao ragazzi, io per il 2023 vorrei tanto vivere il tutto molto più alla leggera, perché qualsiasi cosa mi va a succedere la vivo a mille, sbagliando, perché o mi incazzo sempre tantissimo o mi prende tantissimo l'ansia. Anche lui l'ansia. Spesso vado anche a rovinare i rapporti con gli altri, quindi mood del 2023? Leggerezza. Leggerezza. L'ansia ci sta. Beh, ma perché è una struttura sociale che sviluppa l'ansia, ovviamente, no? Una roba incredibile, sì, aspetta. Sì, sì. Ciao, ma a nessuno capita di vivere una vita non sua? Io ho questa sensazione. Che tu vivi, ma non sono io. Sai cosa succede a volte? Magari proprio di vivere tutta la vita non sua, no, perché ovviamente è tua. Però vi capiterà anche a voi di dire le frasi e poi c'è un giorno che capite che quella frase che dite, cioè in reazione a una cosa, non è vostra, ma è di vostro papà, di vostra mamma. Di vostra... Cioè io per anni a uno che diceva una cosa facevo no, addirittura in dialetto, e poi un giorno ho detto... Ma non sono io, questa è la voce di mio padre. Cioè, nel senso, è quella roba lì, no? Certo. E tu, ad esempio, non so, tipo, c'è la mia amica che mi dice sempre: mia mamma mi ha cresciuta dicendo che è maleducazione se uno ha gli occhiali da sole e continua a parlarti con gli occhiali da sole, a meno che ci sia il sole in spiaggia. Ma se sei in casa, non lo so, dove, in un bar, no? Che uno se ti parla deve togliere gli occhiali. Sì. Dice. Io tutte le volte che uno mi parlava con gli occhiali dicevo, ma questo, cioè, andavo, e poi dicevo, ma a me sinceramente non me ne frega niente, è mia mamma che è dentro di me che dice, e quindi questo succede. Certo. Comunque ragazzi, siccome adesso vi facciamo sentire una cosa molto bella, prendetevi il momento vostro, quello che avete, il caffè, la sigaretta, parcheggiate, quello che vi pare, perché parla uno figo, non parlo io. Ci sono delle leggi, cioè noi viviamo in questo pianeta, diciamo, in questa cosa, dove esistono delle leggi, no? Il nostro corpo è governato da alcune leggi che non ci riguardano, nel senso che tu mangi un panino, non è che tu sai come togliere le proteine, cioè quella roba, il corpo sa, no? Una donna rimane incinta, non è che lei fa un figlio, ma dicono, cioè sì, lo porta dentro, ma in realtà c'è una sapienza più grande di lei che fa tutto quello che deve fare di un corpo umano. Se fai cadere un oggetto cade per terra perché esiste la forza di gravità. Esistono delle leggi e su queste leggi noi ci dobbiamo adattare, quindi dovete anche capire che non si può andare contro le leggi. La natura non è cattiva, il leone non è cattivo se mangia la cosa, esistono delle leggi. Non c'è il bravo, non c'è il giusto, non c'è lo sbagliato, esiste l'equilibrio. Oltre all'attrazione terrestre esiste l'attrazione celeste. Esistono in natura delle forze precise, forti, che spingono dal basso verso l'alto, a controspinta della forza di caduta. Le correnti ascensionali di una parete al sole, le maree, il fuoco, una eruzione. E poi la più bella di tutte, le forze di natura che spingono dal basso verso l'alto, l'albero che dalla terra, dal fondo della terra spinge, sale fino a occupare spazio in mezzo all'aria. Esistono delle forze di natura. Un matematico e fisico inglese si accorse della legge di caduta perché una mela gli era caduta matura o mezza marcia sul parruccone. Però non gli era venuto in mente a quel matematico e fisico inglese che c'era stata una forza opposta che con linfa, clorofilla e luce aveva portato la mela in cima a quell'albero. Ci voleva una poeta russa per accorgersi della legge dell'attrazione celeste. Ecco, la bellezza corrisponde a questa legge che spinge dal basso verso l'alto, a contraddizione della gravità e anche delle oppressioni.